primo salvataggio riguardava un uomo che si era addentrato in acqua e purtroppo, non sapendo nuotare, si è ritrovato catturato dalla corrente vicino agli scogli, con una buca poi che si è creata sotto ed è rimasto intrappolato lì in mezzo. Siamo sulla spiaggia di Sabaudia, in provincia di Latina, dove abbiamo incontrato Noemi, 19 anni, di professione bagnina. Una bagnina decisamente speciale, se è vero che solo qualche giorno fa ha portato a termine ben 5 salvataggi. Penso il più problematico sia stato il primo, perché comunque poi ritrovarsi tre persone contemporaneamente che hanno imminente bisogno di aiuto non è diciamo, una delle situazioni migliori che ci si possa trovare davanti. In queste situazioni di emergenza cosa deve fare una brava bagnina? Sicuramente avere molta lucidità nel momento del soccorso e poi mettere in atto anche tutto ciò che abbiamo imparato durante la preparazione per il brevetto. Noemi ha iniziato quest'anno con noi, con la nostra cooperativa. Per fortuna la formazione che è stata data, a quanto pare, ha funzionato, certo, perché 5 persone il primo giorno di salvataggio comunque penso sia un bel record. Sono assolutamente orgoglioso di quello che abbiamo fatto, orgoglioso di Noemi che ha fatto questi 5 salvataggi il suo primo giorno sulle spiagge libere del comune di Sabaudia. Scegliete la spiaggia anche sulla base della presenza di un bagnino? Quando c'è la presenza del bagnino sicuramente la preferiamo, insomma, perché abbiamo anche dei bambini, quindi siamo più sicuri, no? Poi c'è il mare un po' mosso con le onde, sicuramente è rassicurante. Noemi, immagino che lavorerai tutta l'estate, ma in vacanza quando ci andiamo? Per il momento niente vacanza, diciamo sorveglio chi già è in vacanza ora, però sicuramente a fine estate magari in montagna però.